questo nuovo episodio di What If Game. Oggi presentiamo un avventuriero di prima categoria, un avventuriero che esplora variate isole, variati ambienti in cui i tesori sono ricchi, ma allo stesso tempo maledetti. Signori, sto parlando del signor Nathan Drake nel videogioco di Uncharted. Signori, come ho detto, questo personaggio è, come dire, un avventuriero di prima categoria. Uno che sa sentire l'odore dell'avventura, l'assaporazione dell'avventura. Signori, questo è What If, in cui tutti gli universi del mondo si uniscono, ma allo stesso tempo si separano in altre vie della vita dell'universo. Oggi parliamo di un personaggio dei videogiochi abbastanza famoso, Nathan Drake, Uncharted. Questo personaggio per me è stato un personaggio che, devo dirvi la verità, mi ha fatto ridere a crepapelle dopo aver giocato tutti i capitoli del gioco. E sì, mi piace assai. Ma signori, proponiamoci delle domande assurde. Per esempio, la prima domanda che mi sorge in decapesa nella mia testa, ovvero: e se la madre di Nathan Drake non fosse mai morta, cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che Nathan Drake non sarebbe più Nathan Drake, perché tutte le esplorazioni le avrebbe fatto la madre, e invece Nathan Drake avrebbe fatto una vita normale, la scuola, famiglia, lavoro, e non avrebbe mai conosciuto Sullivan ed Elena. In un altro ipotetico periodo di un altro universo, cosa sarebbe successo se in Uncharted 4 non sarebbe morto, ovvero non sarebbe scomparso il fratello di Sam e sarebbe fuggito con lui dall'isola di Panama, dalla prigione di Panama? Niente. In tutti questi capitoli che abbiamo giocato, in compagnia, ci sarebbe stato Sam. Normale. Ma signori, è arrivato il momento clou di questo episodio. E se il povero Nathan Drake decide di prendere una strada alternativa in un altro universo, ovvero la solita Marvel, quali eroi avrebbe scelto di essere? Beh, signori, come al solito ne sono quattro. Quelli più adeguati nella sua vita alternativa. Prendiamo in considerazione Iron Man. Sì, un genio miliardario, playboy, avventuriero, in cui Tony Stark non esiste, ma esiste Nathan Drake come al posto di Iron Man. Sarebbe stato più altruista? Da egoista e altruista? Persino a sacrificarsi contro Thanos per salvaguardare l'universo? Forse, chi lo sa. Oppure un altro supereroe? Perché no? Uno Spider-Man, quello di Sam Raimi, quello di Tobey Maguire. Ma senza Tobey Maguire, senza Peter Parker. Ma lui, Nathan Drake, morso da un ragno e fu divenuto un eroe avventuriero. Oppure il nostro amatissimo Dottor Strange. Dottor Strange, ragazzi. Colui alla quale prese la gemma del tempo. Ed invece del nostro caro amico Strange ci fu Nathan Drake come stregone supremo. Oppure un rabbioso Hulk. Un Hulk pacifico, consenziente, che
prima o poi salverà la gente nelle sue amate avventure. Ma passiamo in un altro universo in cui gli eroi sono corrotti. Il capo dei sette, Patriota, è corrotto da Nathan Drake. Però non sarà corrotto. Sarà un eroe onesto, un eroe in cerca di avventure assaporanti. Oppure il povero Nathan Drake in un altro universo in cui divenne Forrest Gump. Sempre nelle avventure. E chi di meglio di un film in cui si parla di avventure di Forrest Gump? O meglio, di Nathan Drake. Oppure con la sua affidata pistola e con il suo istinto da spia potrebbe essere James Bond in 007. Beh, spia lo è. Nascondersi lo sa fare bene, in alcuni casi. Ma attenzione! E se lui avesse preso il possesso di un Matrix? Avesse preso posto dell'eletto in Neo? Perché no? Neo è un personaggio assai misterioso. E perché non potrebbe farlo Nathan Drake in nuove avventure, in nuovi mondi dentro Matrix? Aperta parentesi, io ho messo Nathan Drake come un personaggio di un episodio di una serie TV chiamata Love, Dead and Robots, in cui potrebbe benissimo far parte di un sergente. Mo, non so come si chiama questo sergente, però come detto, tutto è possibile in vari altri universi. Signori, se dovrebbe prendere altro possesso di un altro videogioco, di un altro personaggio dei giochi, quale sarebbe? Beh, ci ho riflettuto. Poco, ma potrebbe essere Kratos. Signori, immaginatevi un Kratos che non si chiama Kratos, ma si chiamerebbe Nathan Drake, e che invece di essere un cazzuto pieno di rabbia, eccetera, 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 fosse invece gentile, sempre alla ricerca di nuove esplorazioni e senza uccidere gli dei dell'Olimpo? Chi lo sa? Chi lo sa parlare? Sono tanti i misteri dell'universo. Tantissimi. E per concludere, signori, per concludere, nell'universo alternativo alla Marvel, nell'universo alternativo ai supereroi classici che conosciamo, come Iron Man, Spider-Man, eccetera, presentiamo un altro universo in cui gli eroi sono della DC. Quelli famosi, quelli più cupi, tra cui Batman, Superman, eccetera. E in tal caso, come sarebbe Nathan Drake nei panni di Bruce Wayne in Batman? Sarebbe miliardario, sì. Sarebbe più avventuroso nelle sue, come dire, esplorazioni. Interessante. O per di più, e se potesse volare come Superman? Un Nathan Drake pacifico. Un Nathan Drake con i suoi compagni alla ricerca di nuovi tesori da esplorare. Signori, detto questo, io vi ringrazio, ma questo episodio di What If finisce qui. Ricordatevi, signori, che in ogni angolo del mondo esistono altri angoli degli altri universi. State sintonizzati al prossimo episodio.